Parliamo adesso di Secret Aligner, la Larissa, parleremo di questi. Chi li conosce questi? Avete mai visto in giro gli allineatori, qualcuno, per addrizzare i denti? I giovani in genere li conoscono, perché compare loro su TikTok e Instagram. Però invece quelli un po' più adulti non gli compaiono questi, ma gli compare Dottor Palmas. I giovani qua non mi conoscevano, ma conoscono gli allineatori. Ok, servono a raddrizzare i denti con delle mascherine di plastica praticamente. Microfono e con le freccette per andare avanti oppure vado. Buongiorno. Io Larissa, sono. Scusa, non ti ho introdotto, ho detto da dove viene, ma non cosa fa. Lei lavora al piano sotto mio, ok, però lavoriamo col computer a distanza. E ha raddrizzato praticamente quasi tutti i denti dei nostri pazienti che dovevano essere raddrizzati. E noi siamo sempre che mi manda così, così, cambia questo, modifica questo, sposta questo dentino, ruotalo così, di 0,5 gradi a destra, a sinistra. Poi quello che risulta è, ce lo fa vedere lei, dei denti un po' più dritti. Iniziamo un po' con una piccola storia. Ho finito l'università in Romania. Questi allineatori trasparenti sono praticamente i pezzettini di plastica che, come con la magia, addrizzano i denti. Questa è una parte della storia perché... Parliamo di impronte e poi trasferimento su plastiche termoplastiche, esatto, delle forme delle impronte. Quindi facciamo come se fossero un guanto ai denti che sono, esatto, rimasti in bocca. Facciamo un guanto di plastica che si inserisce sui denti. La differenza principale tra gli aligners e i brackets, le stelline, i ferretti, come li chiamate in Italia? Come volete. L'apparecchio. Non si vede, no? È che gli aligners spingono i denti, invece i brackets lo tirano. Lo tira. Sono molto comodi, lo potrete togliere per mangiare, per lavare, per... qualsiasi cosa. Se bevi il caffè? Lo puoi togliere. Se dai un bacio? Non devi. Non si sente in realtà. Non si sente. No, ne freghi molti, te l'assicuro. Se fumi? Non fumare. Meglio non fumare. Almeno togli, li fumi e lo rimetti la mascherina. Esatto. Se hai un matrimonio, un evento, non lo si puoi vede tenere. Tanto. Sì, non si vede tanto. O se lo levi, però devi recuperare quei giorni, esatto, che non hai usato l'apparecchietto, questo allineatore. Voi avete figli? Sulla mano chi ha figli? Chi ha figli coi denti storti? Chi è stata mai fatto un preventivo per raddrizzare i denti ai figli? Chi sa quanto costa raddrizzare i denti mediamente? 5.000 quanto euro costa? Qui in Italia? No, io non lo so, in Italia, all'estero lo so, 5.000 più o meno. Questi apparecchietti vanno dai 1.700 ai 3.600. 10, apriamo in Svizzera, okay, subito. Lugano. O Zurigo, Ginevra, dai, meglio. Prendiamo la macchina. Lugano. Ok, 10.000 franchi, ammazza, tanto. E il buono di questi denti qual è? Che rispetto ai brackets, ve lo dico io, perché lei non fa i brackets, che i brackets metti degli elastici, delle molle che servono a fare delle forze sui denti. Ma quando raddrizzi i denti non sai mai quando finisci, quando il figlio o il nipote finisce. 3 anni, già dopo 1 anno e mezzo è troppo. Prima se è 3 anni è perché l'ortodonzista sta andando a spanne, a occhio. Boh, com'è così? No, l'ho raddrizzato troppo, porta indietro. No, ora non entra lì, 15.000 euro. Stai sul libro paga per anni. Con gli aligner sai quando inizi? Esatto, sai quando inizi e sai quando finisci, perché praticamente il nostro soft ti dà tutto il movimento dei denti. Perché quando andate al dottore, all'ortodontista, lui ti dice dopo un anno, due, vediamo. Non sa quale sarà il risultato finale. Esatto. Qua lo vedete già come saranno i denti alla fine. E il computer calcola un film dall'inizio alla fine, denti storti, denti dritti, come una pellicola di un film, è fatta di tanti fotogrammi, che se mandi veloce si crea movimento. Per questo movimento genera un fotogramma di 2 settimane. Ogni 2 settimane stampiamo dei denti in plastica sui quali si crea questo guanto. Togli da lì e lo metti in bocca al paziente.
Dopo 2 settimane, cosa fa ogni 2 settimane il paziente? Cambia la liners. Cambia, mette quello nuovo, successivo. Sì. Questo è un metodo rivoluzionario di raddrizzare i denti, comodo, invisibile, senza pianti anche dal lato economico, perché sai esattamente quando finisci. Quindi in genere l'ortodonzia era così, almeno in Sardegna. Tu dovevi, diceva, due, tre anni, oppure quattro anni. Qua non funziona, dobbiamo aumentare un anno. Però ti dava un fisso da pagare ogni mese. Che sono 100 euro, 150 euro, 200 euro. Quindi ogni mese in più sono 200 euro in più. Limare i denti. Non può dargli un costo finale fisso, finito, perché non hai idea di quante settimane ci vorranno. Esatto. I nostri aligner sono prodotti nel laboratorio che si trovano in Romania e anche in Moldova. Ok. E noi abbiamo gli allineatori, li spediamo in tutta Europa. Ci abbiamo pazienti, glieli spediamo a Parigi, gli allineatori, si raddrizzano i denti da soli. Chiaramente poi vengono a fare il controllo, una scansione, e vediamo se è tutto ok a Bergamo, per esempio. Prendi Parigi-Bergamo, vieni in mattina, torni di sera. Quando trovi i voli a 20-30 euro, vieni per fare una scansione e noi sappiamo se quei denti si stanno raddrizzando. Questo è il nostro software che utilizziamo per allineatori. Ce l'abbiamo, le scansioni, i tac, le foto, tutte queste cose che a noi importano per vedere e capire esattamente con cosa lavoriamo. Il primo passo, controlliamo le scansioni e mettiamo le linee importanti, perché c'è la linea mediana, dove sono gli occhi, i canini, tutte queste. Voi immaginate, viene scansionata la bocca del paziente con una telecamera, dopodiché lei manualmente inizia a dividere, a dire al computer dove finisce il dente e dove inizia la gengiva. E a quel punto il computer gli permette di muovere i denti dove vuole. Ti dà anche degli avvisi, occhio che è troppo, occhio che è troppo poco, guarda che qua tocca prima, ti guida anche. Invece prima l'ortodonzista non aveva questo, faceva tutto a mano, più o meno a occhio, doveva essere molto bravo per raddrizzare i denti velocemente, perché significa che ogni mossa che faceva la palla andava in buca, ma se non sei bravissimo c'è il rischio che è come fare, se io gioco a golf non farò mai buca, dovete venire il giorno dopo sul campo a chiedermi hai fatto buca? Invece uno bravo, un Tiger Woods, 2 colpi, fa buca. Il computer ti aiuta in questo. Questi sono gli attachment. Sembrano come i brackets perché sono pezzettini di composito che si... Attacchiamo sui denti delle cose per muoverli meglio. Ok, appiccichiamo sui denti dei pezzettini di otturazione bianca, così la mascherina riesce ad aggrappare il dente meglio e a muoverlo. E questi ci aiutano a fare... Sì, ti aiuteranno perché tu quando indossi l'aligner, lui ce l'ha già la forma finale e quindi con questo pezzettino di composito ti aiuteranno a tirare praticamente il dente. Lo spinge o lo gira, lo ruota, lo tira in basso, è un appiglio. Sì. È un appiglio quando serve. Ogni tipo di attachment è... fatto per un tipo di movimento. Invece questa è una parte troppo importante, si chiama IPR o lo stripping. Praticamente il dottore fa il taglio tra i denti per creare lo spazio. Parliamo di 0,1-0,2 mm. Non... Si lima pochissimo, un pelo, un capello, un po' di più di un capello, 0,2 mm, ok, un quinto di millimetro limiamo, una striscetta si passa, una piccola striscia di plastica che ha una polverina un po' abrasiva, ma passandola su 10 denti, ok, ottieni 2 mm in 10 denti. Quindi sommando poco ma su tanti denti, però quei 2 mm che ti liberano spazio per raddrizzare. Farci stare tutto. In genere quando è che i denti sono storti? Quando la mandibola è più piccola e i denti sono di taglia large. Tenete conto che noi abbiamo 3 taglie, anche 4 e 6, di denti e di ossa. C'è chi è taglia small, mia madre, io sono un taglia small, piccoletta, 1,50 m, mandibole piccole, un altro 1,80 m e un XL,
o un large. Se tu hai però un'ossatura small e metti dei denti large, quelli saranno storti, non c'è spazio. L'unica, non puoi allargare le ossa e a quel punto limare tra i denti. Questo l'IPR si fa quando manca spazio, quando c'è questo problema. Invece qui c'è la parte del laboratorio dove stampiamo i modelli. E i modelli viene la plastica trasparente, termopolimerizzabile, e lo tagliamo e lo prepariamo per mettere in bocca. Quindi il paziente riceve quelli, sì. Okay, quelli a destra. Ogni mascherina è un fotogramma che sposta di un quarto di millimetro i denti, ma messi 20 quarti di millimetri i denti si muovono, è come un film, una pellicola di un film è fatta di tanti fotogrammi. Il vantaggio qual è di questa roba qua? Che sai quando inizi, sai quando finisci. Vedi i denti dritti prima di raddrizzarli, sai già come finiranno. Il vantaggio qual è? Che io posso muovere i denti, sposto i pilastri, li addrizzo, perché so che lì dopo devo costruire un balcone, devo mettere capsule, faccette, devo modificare l'occlusione, la postura della bocca del paziente. Allora in quel caso mi serve già sapere dove devo muovere i denti col computer. Un applauso a Larissa.